Ciao, vi farò vedere come ho fatto questo rombo con le twin beads di due colori. Ho utilizzato un nero opaque e crystal. Molto facile da fare, certamente saranno sistemate come come dei orecchini. Ho messo sul filo. Ah, a proposito di filo, ho utilizzato questo crystal nylon dai cinesi, preso da Van Dol. Ho messo sul filo 11 perline intercalate. Ho iniziato da nero, nero bianco, crystal. Poi, arrivato qua all'ultimo, entriamo indietro sull'ultima perlina. Così. E poi iniziamo. Mettiamo sul filo, sul ago una twin crystal, saltiamo la crystal e entriamo nella nera. Il mio lavoro deve essere così. Vedete? Le nere in mezzo, quelle crystal dai lati. E facciamo così fino alla fine. Crystal, saltiamo la crystal, entriamo nella seconda. Nel secondo buchino dalle twin, guarda. Facciamo così fino alla fine del nostro giro. Lascio la crystal, entro nella nera. Ok, metto crystal, salto la crystal, entro nella nera. Ok, è arrivato troppo in là. E questa è l'ultima. Arrivando così, tiriamo bene il filo e facciamo un piccolo nodino per non scivolare il nostro lavoro. Il nostro lavoro assomiglia a un pettine. Poi entriamo qui e iniziamo a mettere le twin nere. Ah no, non ho fatto bene, scusate. Non fate come me perché sarà brutto. Entriamo in questa nera. Saltiamo. E poi entriamo in quest'altra. Crystal. Questa luce non tanto mi aiuta. Vediamo così. Così è meglio. E iniziamo con nero. Ma che non vuole. Questa fila lo facciamo solo con le twin nere. Facile, facile da fare. Sinceramente tutte queste lavorazioni con le twin e i rombi volevo mettere in un unico filmino, ma come si carica non tanto facilmente, ho lasciato questo discorso. Poi saltiamo questo nero e mettiamo crystal. Quindi una fila nera, una crystal, una fila nera, una crystal. Vediamo che loro in due scadono e abbiamo la nostra forma alla fine. Adesso abbiamo solo tre.
Giro il lavoro per essermi più facile. Adesso due nere e poi un'altra bianca. Bianca crystal, scusate. E adesso l'ultima. Adesso, perché ho fatto metà del lavoro, devo arrivare qui per iniziare a lavorare da quell'altra parte. Tiriamo bene il filo per non rimanere brutto indietro, perché se non è abbastanza teso non viene bene. Certamente si può fare anche con le Super 2, ma con le Twin costa di meno, sono a buon mercato, diciamo. Ok. Un altro po'. Lasciate questo filo perché facciamo un altro nodino alla fine. Arrivati a questo punto, perché ho l'ultima fila crystal, inizierò con le nere. Questa è crystal, quindi mettiamo nera. Adesso il mio lavoro è quasi finito. Vi chiedo scusa per la luce, ma non voglio più aspettare, lo voglio finire stasera, perché poi non lo so che altre idee mi verranno. Ok. Sono nere, iniziamo con Crystal. Tiriamo per forza bene il filo, perché sennò il mio lavoro mi viene storto. Crystal e adesso nero. Eh sì. Il mio lavoro è quasi finito. E guarda che cosa ho combinato. Adesso mi doveva succedere. Ok. E un'altra nera. E poi l'ultima crystal. Molto facile da fare, facilissimo anzi. E qua è il mio orecchino, spero che vi piaccia. Qua io ho fatto una piccola asolina con 6 perline 12-0. Si vede che non sono regolari. Spero che vi piaccia. Un bacione, al prossimo video.